Ciao ragazzi, allora eccoci un'altra news, riguarda WhatsApp. Praticamente WhatsApp finalmente vuole bloccare le cosiddette catene di Sant'Antonio. Sicuramente vi sarà capitato di ricevere messaggi del tipo. A me è capitato l'ultima che addirittura proprio WhatsApp doveva diventare a pagamento, no? E di inviarlo a 10-20 persone di qua di là, insomma, cose assolutamente non vere. Ecco, e finalmente WhatsApp vuole, appunto, stavo dicendo, finalmente vuole bloccare queste catene come? Praticamente, se essendo diciamo che WhatsApp analizza il tipo di, non è che legge il messaggio, però se lo stesso tipo di chiamiamolo tra virgolette peso come file praticamente è uguale, identico e si ripete diciamo a svariati utenti, quel messaggio lì potrebbe essere potenzialmente una catena. E quindi cosa succede? Che gli utenti verranno avvisati praticamente, diciamo, da una notifica che quel messaggio potrebbe essere è una catena praticamente perché tantissimi altri l'hanno ricevuta. Non riescono a bloccarla, però perlomeno. Diciamo, ti avvisa che non sei solo tu a riceverlo, ma l'hanno ricevuto già tantissime altre persone, e quindi questo fa capire che cosa? Che ovviamente è una catena e quindi da eliminare, insomma, ecco, tutto qui. Quindi, anche perché come l'ha pensato WhatsApp, anch'io dico cosa ci guadagnano questi utenti a mettere in giro cose non vere, proprio questo non lo capisco. Comunque, sorvolando su questo discorso qua, probabilmente, dico probabilmente, bisogna forse al prossimo aggiornamento di WhatsApp avremo anche quest'altra novità. Ecco, comunque verrà annunciato e intanto sono venute fuori appunto queste news e quindi speriamo bene, insomma. Ok? Ciao ragazzi, alla prossima.